16 agosto 2021. Oggi leggo degli appunti di diario arrivati direttamente dall'intuito che a volte soffia quando meno ce lo aspettiamo, magari camminando o guidando in macchina. Il titolo è Siete liberi di scegliere. Appunti sparsi. Come riconoscere quando siamo liberi? Il Cristo libera, l'energia cristica libera, dona amore, vigore e forza ai nostri carismi. La sua falsariga li incatena, li confonde e li indebolisce. Abbiate cura di vederlo e ripristinare la scelta ogni giorno in voi, ogni volta con pazienza e perseveranza, nel cuore e dal cuore. Chiedete aiuto nel vostro discernimento. Per sempre rialzatevi e sappiate scegliere la via dritta che conduce al Cristo. Che cosa ne fate della libertà che Dio ci ha donato? Se poi non riuscite a custodirla e disciplinarla secondo la sua amorevole guida. Noi siamo costantemente uno con il Signore, costantemente amati, costantemente accompagnati sulla retta via come figli, costantemente consonanti con il suo dolce consiglio, ma solo se lo vogliamo. Non vi è nessun obbligo, nessuna coercizione da parte del nostro Padre, Madre Celeste. Lui ci ama più di ogni altra cosa. Noi corrispondiamo questo amore nella nostra vita quotidiana? Se sì, in che modo? Oggi proviamo a riflettere su queste domande e se vogliamo possiamo prendere degli appunti sulle risposte che emergono. Infine leggo un piccolo appello. Dopo aver visto diversi video nell'ultima settimana, e nell'ultimo mese, dopo essermi confrontata e dialogato con diverse persone, anche all'interno della Chiesa che al di fuori, questo è un mio appello. Vi prego, smettiamola di usare il Cristo come motivo di separazione e conflitti. Il Cristo non è una gara con l'autopremio finale. Non è un principio dogmatico da possedere o combattere. Il Cristo è la fiamma di pura vita e amore che genera liberazione universale. È parte del nostro creatore, dell'origine da cui proviene ogni cosa, e ognuno di noi ne porta un seme nel cuore. Quindi non lo troveremo mai al di fuori di noi, come qualcosa o qualcuno da conquistare, né come qualcosa nel nostro interiore, estraneo a noi, da cui fuggire. Perché è il principio stesso di vita,
la capacità stessa di amare ogni cosa ed è insita naturalmente, insito naturalmente in tutti noi. Lo ripeto perché mi pare vitale come l'aria che respiro. Il Cristo è la fiamma di vita dentro ognuno di noi e la capacità stessa di vivere, amare e trasmutare. Ed è insito naturalmente in tutti noi per l'eternità. Quindi non dobbiamo cercarlo fuori. Non dobbiamo impararlo, conquistarlo, semplicemente sentirlo, ricordarlo e ricontattarlo ogni giorno in noi. È la capacità stessa di respirare e partecipare all'esistenza con il nostro contributo giornaliero. Vi prego, basta essere separati e continuare ad alimentare la separazione. Basta conflitti e continuare ad alimentare questi conflitti. Le anime non ne possono più di tutto questo, né l'anima della Madre Terra. Siamo tutti stanchi di arrivare in terra e perdere l'occasione di dire sì alla vita. È tempo di riunificarci dentro. Cristo, tu possa essere motivo di riconciliazione, di riunificazione, trasformazione e rinascita in ogni dove di tutti gli universi per l'eternità. Così è. Amen.